E allora eccoci nuovamente in studio, siamo giunti allo spazio dedicato al magazine Pubblico Scatenato, ieri sera a Bressanone per il concerto dei The Lords, band musicale sempre verde, che quest'anno ha festeggiato il 55° anniversario. Ancora oggi riesce ad infiammare il pubblico. Stiamo parlando della band musicale The Lords, che quest'anno festeggia il 55° anniversario. Soprannominati dai più i Rolling Stone tedeschi, ieri i componenti del gruppo si sono esibiti a Bressanone e precisamente nel cuore della città, Piazza Duomo. Dal loro ultimo concerto live nella città vescovile sono passati 46 anni. Siamo orgogliosi, siamo riusciti assieme col club Chivanis di Bressanone a avere un gruppo, si chiama The Lords, che ha suonato già 46 anni fa a Bressanone. Allora erano molto molto conosciuti, avevano nei charts 12 pezzi diversi e loro proprio anche per ricordo sono venuti a Bressanone e fanno questo concerto bellissimo. Non solo musica per le vie del centro hanno fatto da cornice all'evento, stand gastronomici locali e divertimenti. Vari. La manifestazione organizzata dal Chivanis Club Bressanone con il sostegno dell'AGFAU e dell'azienda di soggiorno si è posta il nobile obiettivo di aiutare le persone in difficoltà attraverso una raccolta fondi destinata ai bambini. Numeroso il pubblico presente, tra cui molte autorità politiche locali, compreso il primo cittadino di Bressanone, Albert Pürgstaller. Ed è tutto per quanto riguarda il magazine, ma rimanete con noi perché subito dopo torneremo in studio per occuparci di sport. Novità in casa dell'Hockey Club Appiano. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Specca Alto Adige affettato Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. E allora eccoci giunti anche allo sport. Hockey su ghiaccio è Patrice Lefebvre, il nuovo allenatore dell'Appiano, noto in Italia per aver giocato con Milano, Pontebba, Valpellice e Real Torino. La prossima stagione allenerà la formazione dell'Oltradige in attesa di comprendere in quale campionato giocherà, se in INL o Elite A. Nella quinta tappa del Tour Transalp sono state ancora protagoniste Marcellina Dossi e Cinzia Bertoldi che grazie alla vittoria di ieri hanno riconquistato la vetta nella classifica generale. La quinta tappa dello Schwalbe Tour Transalp sulla dura distanza di 122 km e 3.164 metri di dislivello ha condotto i 1.300 partecipanti provenienti da 23 nazioni, di cui 34 ciclisti regionali, da Fiera di Primiero a Crespano del Grappa in provincia di Treviso. Le coppie regionali hanno conquistato due podi, concludendo la gara con una vittoria e un terzo posto. In campo femminile si sono imposte per la terza volta Marcellina Dossi e Cinzia Bertoldi, con un'altra performance davvero straordinaria. La coppia trentina dell'arcobaleno Team Carraro, grazie a questo primo posto, ha riconquistato la testa della classifica. Nei Grand Master, gli altoatesini Oswald Kirschbaumer e Frowin Stecker si sono classificati al quinto posto, retrocedendo dalla seconda alla terza posizione nella classifica generale, una battuta d'arresto quasi inaspettata. Nei Master, i bozzanini Giordano Casagrande e Luca Bonfante hanno chiuso la tappa al sesto posto, recuperando così una posizione nella graduatoria generale, dove ora sono sistemati al quinto posto. Ventunesimi invece Alberto Micheletti e Stefano Gavioli. Ed ora, grazie all'aiuto della regia, andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. La webcam che vedete è quella dell'Alpe di Siusi. Verso mezzogiorno da sud-ovest sono affluiti annuvolamenti estesi in quota che hanno parzialmente nascosto il sole. Durante il pomeriggio inoltre la nuvolosità cumuliforme è aumentata, ma le nubi in quota hanno rallentato lo sviluppo di cellule temporalesche.
La notte sarà variabilmente nuvolosa, inizialmente potranno esserci dei temporali che dal Passo Resi all'Ortles si sposteranno verso est, le precipitazioni non interesseranno tuttavia tutto il territorio altoatesino. Sabato saranno inizialmente presenti residui nuvolosi, nel corso della mattinata si passerà a tempo progressivamente soleggiato. A causa del riscaldamento diurno, durante il pomeriggio la nuvolosità cumuliforme tornerà ad intensificarsi e la probabilità di rovesce temporali aumenterà notevolmente. Nelle valli ispireranno brezze locali, in montagna il vento soffierà inizialmente moderato da sud-ovest. Domenica il tempo sarà simile, in mattinata il sole si alternerà ai banchi nuvolosi e dai cumuli, nel pomeriggio la nuvolosità cumuliforme aumenterà. Anche la giornata di lunedì sarà caratterizzata da un decorso meteorologico analogo, dopo una mattinata asciutta, nel corso della giornata ci saranno rovesci temporaleschi. Martedì sarà generalmente nuvoloso e su tutto l'arco della giornata potranno verificarsi rovesci intermittenti. Mercoledì ci sarà un leggero miglioramento, tuttavia permarrà una certa variabilità. Al mattino il cielo sarà variabilmente nuvoloso con alcuni intervalli di sole. Verso sera potranno verificarsi nuovamente alcuni rovesci. Anche giovedì il tempo sarà simile. Sabato il sole sorgerà alle 5:28 minuti e tramonterà alle 21:10. La luna si trova nella sua fase crescente e sarà visibile nel pomeriggio e nella prima parte della notte. Siamo giunti anche al termine. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it e anche l'altro sito internet www.goinfo.it, dove potrete trovare notizie aggiornate. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 5 luglio, musica Nick Lee e De Marcos, Sketch Club Lunch Merano, ore 21:23. Musica Papanosh, Cantina Merano, Marlengo, ore 11. Musica Spring Roll, Casa della Cultura Silandro, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M hoch 2. Jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige.